opera dentro quegli spazi, chi, cioè, chi c'è, come funziona. Abbiamo, ci siamo fatti aiutare da Roma 3, abbiamo visto i titoli di studio, abbiamo visto la qualità, la professionalità, la formazione di quelle donne, di quegli uomini che lavorano dentro a quei centri. A noi serve questo come sistema, e serve che ci siano le risorse per pagare professionisti veri che prendono persone, arrivano da tutt'altro mondo e li accompagnano in un percorso di cittadinanza e poi li rendano autonomi, che è il sistema SAI, è la filosofia del sistema SAI. E ancora, perché su questo tema almeno diciamo, mi levo anche il vin da fiasco, sapete che io dico le ho quello, non c'è tanto mio scelto. Anche su questo, l'attuale norma, quella, quel famoso testo 1 dell'immigrazione del 2002, ci dice a un certo punto che se uno delle persone accolte perde il titolo, cioè non ha più titolo, non ha diritto a rimanere sul territorio, io tecnicamente non lo posso aiutare, perché sennò la Corte dei Conti viene da me e mi dice: perché te dai, non gli dai un tetto sopra la testa, non gli dai un piatto di pasta quando ha fame, non lo metti al caldo quando c'è freddo fuori, chiedi un favore alle parrocchie, cerchi di arrabattarti come si fa a tutti, ma è un arrabattamento, non è una roba strutturata. Ora io la domanda è, e che poi è l'obiettivo, diciamo, no, del DL50, dei diritti di sicurezza dei Salvini: se uno è per la strada, hai freddo e ha fame, nella migliore delle ipotesi è ricattabile quel lavoro nero, sottopagato, senza tutele, senza nessun tipo di rispetto delle regole, eccetera eccetera. Nella peggiore rischia di cascare nelle maglie della microcriminalità e tutto quello che comporta. Io mi domando se questa è una roba regolare, io mi domando se non c'è verso mettere mano a questa roba. E grazie a Dio la Regione Toscana su questo ha sempre dato una mano, sostenendo per esempio l'accesso al pronto soccorso, roba che non è scontata da tutte le parti. Ma questo tema c'è e resta, è l'esatto opposto del lavoro che voi, molti di voi, fanno quotidianamente per dire a quei ragazzi: cammina con la tua strada in maniera regolare, diventa cittadino di Prato, di Campi, di Sesto, di Firenze, di Cecina, di dove sarai, oppure dove deciderai di andare. Questo è il punto, e questo manca completamente, non si sa più come dirgli, non si sa più come spiegarlo. E secondo i dati che ci dà il Ministero dell'Interno, sono 500-600 mila le persone in questa condizione. 500-600 mila, la quarta, quinta città d'Italia. Io penso sia un tema su cui noi bisogna metterci le mani, e anche qui bisogna tornare a quel testo unico dell'immigrazione ormai vecchio, vetusto e superato dai fatti e dalla storia. Questa è secondo me la sfida che noi abbiamo davanti, e questo è un luogo in cui se ne discute i progetti. Poi magari io ho le mie ricette, in platea anche qui probabilmente ci sono ricette diverse, ma almeno si discute di temi che provano a portarci un po' più là rispetto alla sfida che noi abbiamo avuto in questi anni. Io penso non c'è altra via se non affrontare il toro per le corna da questo punto di vista, se no noi ci troveremo ancora una volta, anche l'anno prossimo, non so se fa un tempo, se sono ancora sindaco, perché se si vota prima no, però se fa un tempo venga ridibile. Ve la ridico un'altra volta, come ho detto l'anno scorso e gli anni prima, finché non ci sarà qualcuno che ha il coraggio pulito di mettere le mani in un tema incandescente e non porta voti, anzi te li leva, ma che è esiziale per il futuro di questo paese. È il futuro di questo paese. Non c'è strada diversa se noi non proviamo non solo a tirare fuori dall'assalto il diritto d'asilo, che già sarebbe un pezzo, ma se vogliamo fare un favore al futuro di questo paese, noi bisogna ripartire con un tema di immigrazione completamente nuovo, completamente riformato, ascoltando i sindaci, che il problema ce l'hanno costantemente e che vorrebbero provare a risolverlo, e le associazioni che operano dentro le strutture, che sanno esattamente quali sono bisogni, esigenze, necessità di quei ragazzi che stanno aiutando. Allora, se questo è il percorso, non si può costruire, secondo me in maniera corretta, un nuovo testo unico dell'immigrazione, da cui ripartire, da cui metteremo poi le mani anche in caso di emergenza. Ma l'emergenza si chiama Afghanistan, no? L'evacuazione delle persone, 5.200, perché poi il Ministero della Difesa sono precisi, non è come l'interno, il Ministero della Difesa sono precisi, 5.200 portati via perché avevano collaborato con i nostri, oppure l'Ucraina. Ma quella è emergenza. Non i ragazzi che arrivano a Lampedusa, perché quelli ci sono e ci saranno. E anzi, e poi vi faccio davvero, io penso il testo 1 immigrazione per provare a capire come si supera, non sarà facile, a capire come si supera.
il rischio della gente monta a mare, non sa se arriva di là. Perché il fatto che si prenda un barchino a rischio di morire, pagandolo il doppio, il triplo, il quadruplo di un aeroplano che da Dakar ti porta a Fiumicino, no? Ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere parecchio. Perché il costo di 2.000, 2.000, 2.500, 3.000 dollari a tratta è molto più alto del volo che ti porterebbe in sicurezza e in tranquillità sui nostri territori. Io mi domando cosa c'è di diverso se non per il fatto che noi ancora agiamo sull'emergenza. E allora lui ha emergenza perché sbarca a Lampedusa, quella a Fiumicino viene rimandato indietro perché emergenza non è. Io penso c'è qualcosa che non funziona con questo. Se vogliamo davvero provare a gestire questo fenomeno così complicato, è facile dirla così, è complicatissimo da fare, però da qualche parte bisogna rifarsi. Allora io penso che il meeting serve a questo, perché gli spunti sono sempre stati tanti, però io su questo non tirerò a ribadire che lo mi tocca dire quasi tutti gli anni, se la Silvia continua a invitarmi, se il Ferretto continua a invitarmi, tutti gli anni che vengo. Grazie.